Penso che andrà bene, soprattutto ho sentito parlare già, ci saranno dei micro eventi ogni mercoledì sera, per cui ci saranno artisti di strada, attrazioni per i bambini, faremo in modo che anche le famiglie possano avere un'alternativa e avvicinarsi anche al centro storico, non solo alla piazza o al corso. Come tutte le altre città d'Italia, i centri storici sono isole pedonali. Certamente qualche problematica ci sarà, però basta organizzarsi e penso che andrà bene. Può essere la svolta per il cuore antico di Avellino? Sì, io il mio sogno sarebbe rivedere quelle foto che ho visto una volta in bianco e nero, non dico proprio così, però avvicinarsi a quel concetto sicuramente. Io personalmente sono sempre predisposto a quelle che sono le novità, però personalmente avrei fatto praticamente la chiusura verso le 9, anche perché dobbiamo favorire sicuramente i ristoranti, i bar che hanno avuto un periodo particolare durante il lockdown, però vediamo che cosa succede. Io mi aspetto di rivitalizzare la vita al centro storico innanzitutto, al di là delle nostre attività commerciali. Questa è una zona desolata, abbandonata a se stessa, sembra che a Piazza Libertà ci sia un muro che, invisibile, che divide due città. Lì c'è la vita e qui ci sono solo le macchine che transitano. La ZTL deve essere però solo il primo passo per la pedonalizzazione completa del centro storico. Totale, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con eventi attrattivi, con un grande investimento sul commercio, con una rimodulazione ad esempio della raccolta differenziata, perché non possiamo pensare di avere la ZTL alle 8 di sera e allo stesso tempo i residenti devono mettere la spazzatura fuori. C'è bisogno di un grande progetto collettivo per il centro della città. L'importante è partire, ovviamente come tutte le cose, abituarsi piano piano. Come è attrezzato il suo locale a iniziare da stasera? Esterno, già tutto all'esterno, ovviamente prenotazioni con parcheggio che abbiamo a disposizione di fronte al comune. Qualcuno in Cappetta Santa Rita, quindi comunque le persone hanno cominciato a cominciare già a parcheggiare nei appositi spazi. C'è sinergia tra voi? Sì, sì, tra tutti quanti, sì. Perché ne vediamo tanti di tavoli. Sì, tutti quanti. L'unione per lo sviluppo, per il progresso in questa strada che comunque ha avuto tante difficoltà.